avanti da ormai un anno circa, sto cercando di iniziare una nuova presenza, una nostra presenza nel quartiere di Kamenge, che è la periferia di Bujumbura. È un po' che lo stiamo pensando a livello proprio di congregazione, perché lo riteniamo una cosa urgente da fare e molto importante. Noi vogliamo inserirci piano piano nel quartiere, non vogliamo forzare, vogliamo farci conoscere dalla gente innanzitutto e conoscere la gente, conoscere le loro esigenze, i loro bisogni reali, in modo da poter fare un cammino insieme. Kamenge è sempre stato un punto di ritrovo per tutta la gente che arriva dallo Zaire, dal Ruanda, e anche storicamente è stato il posto dove i congolesi allora si ritrovavano fuori dalla città. Kamenge è un quartiere popolare di 50.000 persone, e dato la sua struttura e dato il tipo di popolazione in cui si trova ad abitare dentro, è un posto completamente isolato e completamente senza nessunissima struttura, né sanitaria, né scolastica e né altro. E hanno una scuola elementare e due scuole private. Non c'è un dispensario, non c'è un campo da pallone, non c'è un luogo di ritrovo se non la sala del partito. Questo è il pezzo che ci ha dato la diocesi, un ettaro e mezzo, e su questo ettaro e mezzo dobbiamo costruire il nostro centro. Quest'anno poi tenteremo di fare anche la sala polivalente, e il prossimo anno sarà il colpo più grosso per il centro culturale, riuscire tre sale sopra e tre sale sotto, per riuscire a dare il minimo di possibilità e di struttura perché i giovani del quartiere riescano ad avere la possibilità di ascoltare musica, di leggere, di giocare, di divertirsi e anche di studiare. Il progetto vuole crescere lentamente anche per vedere i bisogni reali del quartiere, dei quartieri e della gente. Noi pensiamo di creare questa sala polivalente, di creare questo centro audiovisivi. Dovremmo dire un grande grazie a tutti quelli che fino adesso ci hanno aiutato. A casa dei miei compagni qui ho cominciato a ottobre-novembre, fine di ottobre, e l'ho consegnata a maggio. Adesso ho cominciato la casa delle suore e vorrei finirla per il mese di giugno, insomma, ecco, perché se arrivano anche le suore, essendo in 5-6, possono fare un buon lavorino. Questo insieme fare questa comunione che si dice sempre, insomma, ecco. Cioè io accetto il suo bene, lui accetta il mio e insieme crescere, con calma però. Sia creatrice, ha creato la luce, ha creato il mondo e sta creando anche nel cuore di questi ragazzi l'uomo nuovo, no? Si spera. Intanto si sta insieme, ci si conosce, si vedono le loro difficoltà, i loro desideri, e intanto si diventa amici e poi ci si propone insieme per costruire un mondo di fratelli, è il nostro slogan. È solo l'inizio. Abbiamo bisogno di campi da pallone, abbiamo bisogno di locali sportivi, abbiamo bisogno di locali per il centro culturale e tante altre cose. Ma intanto è un segno. Il primo segno è la presenza e la testimonianza. Essere insieme con loro dalla mattina alla sera. La gente qui in Burundi della pace non è solamente che quello che dicono i politici, ma è quello che vogliono loro. Loro la sentono così. Se un giorno passi per il Burundi vieni a trovare. Allora abbiamo fatto questi cinque disegni, per esempio il militare e l'altro, la Sayam, il bandito Olutu, e piantano un albero insieme. Penso che gli ostacoli maggiori sia quello di riconciliarsi, vale a dire quello di mettersi insieme e lavorare insieme. I burundesi a causa della guerra hanno dovuto partire, raggiungere le loro famiglie, raggiungere i loro quartieri, raggiungere le loro colline. Il problema è di ritornare a vivere insieme. Un altro ostacolo è quello della mancanza totale di lavoro, specialmente per la gente che abita nei quartieri e nella città. La gente della campagna, ritornando, trova sempre la loro terra, anche se devastata, o la loro casa. Per la gente della città è molto difficile.
Un'altra cosa è quello di accettare l'aiuto degli altri, ma quello che porterebbe alla pace è quello di lavorare con una politica più generale, più universale, più di tutti i paesi.